Ciao a tutti, ci troviamo nella Valle del Chiese. Questa volta ci troviamo nell'appostamento della chiesetta di San Lorenzo a Condino. Racconteremo di questo posto, delle sue trincee, delle sue teleferiche e di quello che vi era qua durante la Grande Guerra. Seguitemi per vedere la prima trincea. La prima trincea, ci troviamo, posizionata a sud, serviva per non farsi accerchiare dal nemico. Infatti, tutte queste feritoie erano fatte per impedire l'ascesa o da rango verso rango, o se il nemico sfondava e riusciva a proteggere praticamente qua fino a Mon, dove c'erano giù le trincee blindate sotto Condino. Questa qua era una particolarità di questa trincea che troveremo anche dall'altra parte, un'altra simile dall'altra parte davanti alla casetta di San Lorenzo. Adesso ci spostiamo per vedere un altro pezzo. Benvenuti sempre nelle nostre trincee di Chiesa di San Lorenzo. Esattamente in quel punto che c'era qua, qui davanti a noi dove ci sono messo queste piante, c'era un baraccamento dove era stipato praticamente i depositi e dove stavano i soldati. Qui davanti, questa qua era la mulattiera che saliva verso rango e qui c'era la difesa con i mitragliatori, nonché dove è stato posizionato un cannone che poi vi spiegheremo la storia a parte alla fine di questo abitato qua sopra. Qui davanti a noi adesso, col buon Fabio ci segue. Questo era praticamente il nido di mitragliatori che serviva a difendere questa chiesetta. Infatti qua, come si vede, c'era l'entrata che ormai è stata chiusa e c'erano le bocche praticamente dove stavano i mitragliatori. Perché erano messi queste bocche erano messe in posizioni parallele e orizzontali? Erano messe perché questa qua, la chiesetta di San Lorenzo, aveva una difesa, come dicevano, come si dice in gergo, di 180 gradi, che vuol dire che difende a 180 gradi il fronte del nemico. Infatti veniva posizionata così perché se c'era lo sfondamento del nemico arrivava a difendere fino quasi le linee e trincee blindate che si trovano sotto in località Mon, località Quaresima, qua sotto all'abitato di Condino. Adesso vi porteremo insieme a Fabio dentro nelle trincee blindate, vi spiegheremo un pezzo delle trincee blindate che passavano sotto la chiesetta di San Lorenzo. Adesso vi porteremo all'interno delle trincee blindate e dentro le trincee blindate cominceremo a spiegarvi a cosa servivano e come sono state costruite. Questo era l'ingresso, naturalmente era, buon Fabio ci farà vedere. Era con le trincee blindate che abbiamo trovato in molte zone qua, a Ponte Cimego, Marga Caino, Castel Condino. Erano trincee blindate, costruite queste qua, come si vede, costruite non a monoblocchi, ma costruite salendo praticamente come coi ponteggi con le assi, vedete? Infatti non sono quelle fatte a monoblocchi, erano trincee blindate come le altre, con dentro la blindatura. Naturalmente le abbiamo già spiegate, andate a cercare su YouTube come erano fatte queste trincee. Queste trincee però servivano per spostarsi senza farsi vedere dal nemico, infatti se Fabio ci segue, erano molto lunghe e facevano tutto il costone vicino alla chiesa di San Lorenzo, che serviva per non farsi vedere dal nemico e per avere una visuale praticamente su tutta la Valle del Chiese. Infatti se le vediamo qua seguiva l'orografia del monte, della montagna, e come vedete da qua molto molto lunghe, e servivano per difendere. Poi aveva anche questo snodo. Da una parte si seguiva sempre la linea avanti e dall'altra parte c'era questo snodo che serviva per andare dietro dove c'erano i magazzini e dove c'erano le altre due baracche, e per uscire praticamente fuori dalla linea e trovarsi praticamente dietro la chiesa. E mentre qui si proseguiva e si andava verso i baraccamenti che vi erano dietro questo caposaldo. Infatti adesso il buon Fabio vi guiderà a vedere queste, come, dove si usciva e come praticamente si andava nella parte, diciamo, abitabile, diciamo, delle nostre trincee di San Lorenzo. Infatti qui davanti, qui appese via, c'erano qua sotto, c'erano delle baracche, dei baraccamenti sia qua che qua sopra, e anche più avanti vi faremo vedere col proseguo del filmato. Siamo sempre nelle nostre trincee e dove sono io adesso, su questo basamento, qui arrivava la teleferica che partiva praticamente dal Bicigrillo, Bersaglio o Casinò, come volete voi. Trovate il video in descrizione che abbiamo fatto vecchio. Proseguendo il nostro racconto del nostro posto qua, a parte che dopo da qui partiva un'altra teleferica e andava su a cima a Rango e da Rango proseguiva fino a cima a Maina.
Però qui, ricordiamo, come dicevo prima, c'era un'altra trincea che guardava verso sud, che è questa che vedete qua davanti a noi, blindata. Questa qua aveva sempre il solito compito di difendere 180 gradi, ma soprattutto controllava fino alle difese del Mon, che restavano là sotto, dove, c'è, dove più o meno si vede la cartiera di Condino qua davanti. Qua c'è la stradina là sotto, là c'era una difesa del Mon che tagliavano e praticamente facevano lo sbarramento della seconda difesa, della seconda linea. Qui in parte a noi c'erano le due casette, che erano le due, che erano due casamenti, una era un magazzino dove veniva stipata la cosa della teleferica, era sotto un altro baraccamento che c'era qua. Qui c'erano le trincee che salivano, come vedete adesso ancora scavate. Là dietro c'era l'altra strada che passava dietro e andava a un altro baraccamento che era arroccato dietro. E poi qui, come vedete, lì c'è una vasca di un proiettile di mortaio arrivato dagli austriaci. La chiesetta è stata distrutta durante la Grande Guerra, ma è stata distrutta anche durante la Guerra d'Indipendenza. E parleremo in un altro video apposito della chiesetta, della leggenda e della chiesetta di San Lorenzo. Vi ho fatto fare questo piccolo giro in questo piccolo posto, bellissimo, venite a vederlo. Un grazie al cameraman Fabio. Mi raccomando, andate a fare gli aperitivi al bar La Fermata. E niente, adesso proseguiremo il nostro viaggio spiegandovi la chiesetta di San Lorenzo.